bentornati sul mio canale, sono Aida. Oggi nuovo tutorial semplicissimo usando i prodotti che ho acquistato di Pupa, cioè sono della collezione d'estate che si chiama, penso si chiama Party On, e alcuni prodotti sono della collezione Sport Addicted. Come potete vedere ho una berretta sulla mia testa che non ha niente a che fare con questo tutorial, perché il look sarà un po' più elegante e più glamour, e questa berretta è molto più sport, ma vabbè, poi la togliamo. La volevo solo far vedere perché è di Tony Tony Chopper di One Piece. Se siete conoscenti con gli anime giapponesi, allora conoscete di sicuro questo motivo. Sono strana? Magari sono strana, vabbè. Però intanto questo era un intro un po' lungo, adesso direi di iniziare con questo tutorial. Cacchio, non stavo registrando! Il primo prodotto che vado ad utilizzare è questo qui della Clinique, che è il Pore Refining Solution Instant Perfector, ed è l'unico prodotto che non è della Pupa in questo tutorial. L'unica ragione per cui mi applico un face primer è perché ho i pori giganti. Vabbè, non solo per questo, penso anche che è una buona base per iniziare tutto. La metterei anche se non avete i pori giganti come io. Io li ho enormi, è veramente una roba pazzesca. Active Light, attivatore di luce, pelle perfetta, ed è oil free, ed è nella tonalità 20. Il Beauty Blender. Si adatta molto bene alla pelle, c'ha una tonalità abbastanza buona e ha una coprenza media, un po' più di media, perché non mi serviva tanto per coprire. Il prossimo prodotto è uno della collezione Sport Addicted ed è il correttore in crema. Questo qui è nella tonalità 02. Questo lo vado ad applicare sui contorni occhi e su tutte le imperfezioni che sono ancora visibili, come qui, questo qua, pure qui sotto c'è ancora un po' di rossore, ed ecco fatto. Anche questo qui lo vado a sfumare con il Beauty Blender. Mi sono appena accorta che questo qua si deve lavorare un po' più veloce del solito, perché se no si asciuga. Non male, ho coperto completamente i brufoli. Ricordatevi sempre di sfumare abbastanza a lungo. Non ho un primer per gli occhi, perciò vado ad utilizzare questo concealer anche per come primer. A dire il vero, non ho mai utilizzato un correttore come primer. Ho visto tante ragazze americane utilizzare un correttore come primer. Andiamo a farci le sopracciglia, perché sennò mi sento nuda. E uso questo Eyebrow Design Set per riempire gli spazi vuoti. E mi sa che ho dimenticato il pennello, adesso utilizzo questo qui. È la prima volta che lo utilizzo. Abbastanza buono. Ah, questo è nella tonalità 02 e al principio avevo pensato che il colore era un po' troppo chiaro. Utilizzandolo mi sono accorto che non è mica male. Riempiti gli spazi, vado a dare una forma alle mie ciglia. Ho comprato questa matita e pensavo che la colorazione era troppo scura. Quando l'ho utilizzata mi sono accorta che la tonalità va perfetta e mi dà delle ciglia molto ma molto naturali. Cioè vado a disegnare delle ciglia nelle mie ciglia per fare delle ciglia finte. Cioè per far vedere che ho più ciglia anche se non ce le ho. Vado ad applicare il gel che viene dentro questa kit. Questo è l'ombretto compatto nella tonalità
103 e si chiama Purity Seal ed è questo marrone opaco e lo vado ad utilizzare come una base. Una volta applicato la base vado ad applicare questo ombretto qui della collezione d'estate, che è il Sparkling Eyeshadow ombretto effetto scintillante nel 001 collezione VAM. Ragazzi, tenetevi forte perché è bellissimo. Questo qui bellissimo e lo vado ad applicare nel centro della palpebra mobile. Guardate, vedete? Mamma mia che bellezza. Prossimo prodotto della collezione d'estate è questo qui, che è il Duo Liner di Pupa Vamp, eyeliner duo effetto metallico, uno dorato e l'altro nero. Il primo è il nero, aspetta, vado a sbatterlo un attimino. Adesso prendo il nero. Alright, andiamo ad applicarlo. Ah sì, questo mi piace, guardate che bellezza. E adesso andiamo ad applicare l'oro sulla riga inferiore. Wow, che bello! Allora, prossimo prodotto che quasi quasi ho perso è questo qui. È un balsamo per le labbra della tonalità 3. Questo balsamo è un po' pigmentato e penso che questa è la pigmentazione più scura che avevano ed è un molto bel nude che è perfetto per tutti i giorni. Mi piace utilizzare dei balsami che danno un po' di tinta. E nel frattempo mi sono applicata delle ciglia finte e adesso vado ad applicare mascara, che è questa qui della Sport Addicted Waterproof Mascara, e non niente, la vado ad applicare. È resistente all'acqua e al sudore. Il prossimo prodotto l'ho rotto e mi dispiace tantissimo, anzi ho da qualche parte ho una scatoletta con i resti della polvere. Questa è la blush, è la Luminous Blush. Stanno ancora cadendo delle cose, perciò ecco qua, si è rotto, nemmeno l'ho utilizzato, si è rotto. Mi piaceva tanto, che dispiacere. Questo qui è un bel colore pesca con dei scintilli dorati, non è opaco e di solito io vado sempre per un blush opaco, però stavolta ho pensato per questo look e per questo blush penso che vada veramente d'accordo con questo scintillo, perché anche non si vede tanto. Mi piace, proprio mi piace. A me mi piace un sacco applicare la blush in un modo pulsante perché mi viene più facile e si applica molto meglio che quando la strisci. Questo qui è il Extreme Gold Highlighter illuminante cotto effetto luce pura 001. Questo qui è l'highlighter che viene a tre strati, io ci passo un po' con il pennello e lo vado ad applicare sui punti più alti del viso, proprio qui sotto gli occhi. Vedete che bello? Vedete come illumina quando la luce tocca la faccia? Sulla punta del naso e qui sopra
Io questa parte la lascio perché non mi piace se si vede tutta la linea, un po' troppo per me, e non mi sembra più tanto naturale. E poi stesso dall'altra parte, e qui facciamo un po' di contouring, sì dai, diamoci un po' di abbronzatura così che non si sembra così pallida. Questo qui è l'abbronzante Desert Bronzing Powder maxi formato 06, non si vede nemmeno che l'ho utilizzato, però lo uso spessissimo, è opaco e si applica benissimo e sfuma benissimo. Lo vado ad applicare sotto il blush, proprio qui, e lo tiro un po' in su e in giù. Quando non voglio essere troppo precisa con il contouring, prendo lo stesso pennello che ho utilizzato per il viso e lo applico un po' sui lati del naso, solo dandogli un po' di contouring. E anche qui nel centro, dove non ho applicato la highlighter, che dà l'impressione che non hai un naso così lungo. Dipende dalla luce, però se fai delle foto senza contouring può darsi che il naso sparisce completamente, e a me questo non piace tanto. Stavo per dire abbiamo completato questo look, però mancano le labbra. Oh, decisioni, rosso nude, rosso. Bene, 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 bene. È il numero 55. E questo qui è il Eye Matte Lip Fluid nella colorazione 55. Era della collezione natalizia. Un colore che va veramente, veramente, che è molto vicino a questo qui, è il 54. Era uno dei colori che ho fatto vedere nel mio ultimo haul, però questo purtroppo non c'è più. Che peccato. Il rosso è uno dei miei rossetti preferiti e non so, regala questa perfezione ad un look che non so descrivere. Il rossetto rosso è bellissimo. Se avete la pazienza e la voglia, me lo metterei tutti i giorni. E già. Allora, questo è il look completo e grazie mille di essere passati. Spero che vi sia piaciuto questo tutorial utilizzando i prodotti nuovi di Pupa. Se non siete ancora iscritti in questo canale, allora iscrivetevi schiacciando il bottone rosso. Attivate anche la campanella, così riceverete delle notifiche quando metto su un nuovo video. Che sto facendo con le mani? Caspita! Boh. Sono molto contenta che mi sono decisa di applicarmi il rossetto rosso perché va benissimo in questo look. La ragione per cui questo rossetto è uno dei miei preferiti è perché è molto morbido ed è molto confortevole sulle labbra, non si asciuga completamente, le mie labbra non si sentono secche. Vorrei tanto che Pupa prendesse questo colore nella collezione generale.